Forse oggi si può dire che la drammatica ferita inferta alla città di Vibo Valentia 15 anni fa con l'alluvione del 3 luglio 2006 in qualche modo si sia cicatrizzata. Il blocco totale di quella vasta area, da quel momento sottoposta al livello R4, ovvero di rischio elevato, bloccando totalmente qualunque tipo di attività, con l'aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, il cosiddetto PAIR, relativamente al rischio idraulico di Vibo Marina, offre da questo momento un quadro più rassicurante, con un'ampia fascia dove il rischio risulta quantomeno mitigato. Alla presenza del segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, di altre autorità e dei rappresentanti degli ordini professionali interessati, il sindaco Maria Limardo, con l'assessore dell'urbanistica Pasquale Scaramogna e i tecnici che vi hanno lavorato, ha presentato i risultati di quello che è stato un lungo e complesso lavoro di analisi del rischio idraulico nella frazione marina del comune di Vibo Valentia, finalizzato ad una proposta di riclassificazione per l'aggiornamento del piano di gestione del rischio alluvione. Un risultato importante per Vibo Valentia, come spiega lo stesso assessore Scaramogna. Queste sono le stesse tavole che vedete là. Ne abbiamo riprodotto una su carta trasparente, perché mettendole una sull'altra, queste due mappe, viene fuori chiaramente qual è la parte di territorio che è stata svincolata. E ad occhio, non vorrei sbagliare, io credo che siamo sul 40%, perché c'è tutta quest'area svincolata, tutta l'area del porto svincolata, tutta la parte alta svincolata, e alcune parti che erano rosse sono diventate gialle. Quindi parliamo di un primo risultato storico. Siamo partiti da questa situazione che era l'indomani dell'alluvione del 2006. Questa situazione è venuta fuori a seguito di tutto quello che è successo dopo il 2006 ed è stato raccolto dall'autorità di bacino distrettuale dopo che era stato fatto l'aggiornamento PAI 2016. Questo qua più o meno è l'aggiornamento PAI 2016 che risente di tutto quello che è successo durante l'alluvione. Poi adesso sono stati fatti i lavori, questa qua tiene conto di tutti i lavori che sono stati fatti e in più in alcune aree che non erano state studiate, che in questa mappa quindi erano state messe prudenzialmente R4, chiaramente a seguito dello studio si è verificato che non c'era il rischio e quindi siamo passati a questo. Così si capisce bene qual è la differenza tra la mappatura originaria e quella attuale. Certo, non è da considerare un traguardo raggiunto, ma solo l'inizio, di sicuro promettente, per avviare uno sviluppo possibile di un territorio rimasto finora bloccato. E per alcune aree il rischio rimane, perché come dicevo poc'anzi c'è un problema anche di rischio da frana, che è un rischio che abbiamo a monte, quindi quando piove, oltre alla pioggia abbiamo il trasporto di materiale e quindi si vengono a creare dei problemi. Adesso cominceremo a lavorare anche a monte e vedremo quali sono, oltre a quegli interventi già posti in essere, poi gli altri interventi da programmare e realizzare per andare a rivedere questa perimetrazione. Dobbiamo comunque capire che con il rischio bisogna stare insieme al rischio, perché capirlo come lo accettiamo, come lo tolleriamo, e da questo punto di vista mettere in atto delle misure per la gestione del rischio.